Buongiorno a tutti, siamo a provincia di Viterbo, sempre nella Tuscia, nel comune di Pianzano, località Poggio Cerro, dove hanno fatto questi scavi, mi pare nel 2015 o 2014. E poi più riprese qui e anche da altre parti. Diciamo che però questa diciamo collina tufacea presenta delle sezioni molto alternative, molto simpatiche, dove possiamo notare, vedete, delle grandissime intagli fatti dall'uomo, almeno spero, dove guardate qua ci sono delle sezioni, delle bellissime canaline, degli incavi importanti con dei gradoni. Poi abbiamo qui una simpatica vaschetta con la piccola canalina per farla entrare. Poi a fianco ce l'abbiamo una molto, scusate l'ombra, molto più grande e allungata. Poi per proseguire ce n'abbiamo anche un'altra che poi ha questo simpatico, ci sarà poi l'ombra, perché pazienza, ci saranno questi simpatici buchetti laterali che fanno anche un po' sorridere, che sembrano due occhi con una bocca sorridente e un terzo buco, va bene. Allora, guardate, e poi c'è un livello superiore dove naturalmente se la vasca ha livello più alto, che da sopra, mo, dopo ve la faccio vedere, si riempie un bel po' più d'acqua, naturalmente quest'acqua scende nel piano sottostante. Questa zona invece è proprio tutto un canale con vasca. Vedete, lì c'è una bella, sembra un bello scivoletto, scende nella vasca per poi, quando è piena, riscende in questo canale. Ora, naturalmente, non so bene di cosa sto parlando, cos'è questo luogo. Beh, la prima volta che ci sono venuta, diciamo che sono rimasta proprio affascinata. Poi è molto accogliente perché adesso praticamente ci siamo fermati. Oggi ero in compagnia con due amiche e ci siamo fermati qui, al sole. Abbiamo anche mangiato qui. Allora, ora sono salita al piano superiore, diciamo al livello superiore, dove si presenta così particolare, tutti questi gradoni un po' irregolari, sezione. Qui abbiamo, sembra che c'era un ambiente che forse poi è stato crollato così, con due incavi, uno sulla base e di là. E qui abbiamo, allora, due bellissime coppelle, una un po' più grande e una un po' più piccola, che vedete che l'acqua naturalmente la riempite bene, e naturalmente a un certo livello sono comunicanti, c'è un piccolo incavo che comunica con l'altra coppella. Qui a fianco abbiamo un incavo un po' allungato che in qualche modo, ora mi giro, rassomiglia a quello sulla parete. Ora salgo un altro pochino solo per farvi vedere che oltre a quelle coppelle che abbiamo visto, guardate, c'è questo cerchio che non è completamente chiuso, però diciamo che è questo cerchio non chiuso che mo' riscendendo vi faccio vedere che prosegue con una mezza specie di canalina. Allora fa tutto questo giro. Ora mi dite a che serviva. Ah,
e poi scende nella sezione, qui c'è un bello scalino e poi tutto a discesa, bla bla bla. Uno scende, scalone, scalone, scende, va a finire là. Qui c'è una linea semicircolare, vedete? Un incavo, una linea semicircolare che va a finire in quel buchetto ovale che dalla ripresa non si vede bene, comunque rassomiglia sempre alla sezione ovale che stava in verticale, per finire laggiù con varie scale, scaletti, discese, scaloncelli, va a finire all'altra pozza, chiamiamola pozza, a questa coppella. Beh, no, coppella non si può chiamare coppella, questa vasca che ha sezione rettangolare da una parte, nella parte più alta dove c'è lo sbalzo del banco tufacio, e poi va a finire a sezione un po' stondata nella parte dove il pendio del tufo è ormai, diciamo, quasi assente. Dunque, questo a quanto pare è un complesso cultuale molto, ma molto interessante. Dunque, vi faccio vedere l'ultima vasca che avevo preso in considerazione, che poi, come vedete, c'è anche la parte tipo sedile che uno ci si poteva mettere tranquillamente seduti. È evidente, questo è stato costruito e guardate, va bene. Dimenticavo che dello stesso, diciamo, sperone tufacio abbiamo anche queste cavità dove entriamo, dove c'è traccia, vedi, del colum, questa linea, ok, si chiama colum. Poi queste sembrano tombe, però ragazzi, allora, e poi ci sono nei due lati, dunque lato frontale e lato laterale, ci sono le classiche banchine delle tombe, e poi qui abbiamo anche un foro che poi forse è stato, chi lo sa, chi lo sa, questo non si sa bene, non saprei che dire. E poi a fianco, ok, questa cavità a fianco proprio. Dunque, questa è una cavità con le banchine dove c'era la traccia del dromos, dunque può veramente a tutti gli effetti sembrare una tomba. E a fianco abbiamo invece un altro piccolo accenno di piccolo dromos. No, prima ho detto dromos, ma era colum. E questa all'entrata, come potete vedere, è un po' diversa. Quella che abbiamo appena visto all'entrata era sezione rettangolare, questa è ogivale. Dunque, e la particolarità sta nella canalina che vediamo tutto intorno all'entrata, che solitamente nelle tombe non c'è, ci può stare, ma insomma non è proprio così, almeno che io mi ricordo. Vi ricordo che io non sono archeologa. Dunque, all'interno, entrando, è assente. Dunque, c'è un piccolo accenno, è vero, no, non è assente, c'è un piccolo accenno del colum anche qua, e c'è proprio una riga basta, e l'ambiente è proprio piccolo, 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 vedete? Sì, e direi anche leggermente da una parte stondato, ok, questa è una parte stondata, e questa sezione quadrata invece, il lato di destra.